vediamo come va contenuta la capra durante le operazioni di taglio, pareggio delle unghie. Quando si lavora sugli arti posteriori ci si mette a cavalcioni tra le cosce e con le cosce vengono anche leggermente chiuse per cercare di contenerla e si procede col sollevamento di un arto a livello del modello, lo si piega e si procede. Si taglia prima un unghione, di solito l'esterno, e si procede gradualmente per ridargli le misure e gli spessori corretti, dopodiché si prende come riferimento l'unghia appena pareggiata e si procede sulla seconda con tagli più netti avendo un parametro di riferimento. Finita l'operazione si appoggia l'arto e si va sull'altro arto posteriore. Per gli arti anteriori ci si appoggia con la schiena alla rastrelliera e ci si mette di fianco, si solleva un arto, lo si appoggia alla sua articolazione sul nostro stinco e anche qui si procede per gradi. Prima l'unghia esterna dove si tolgono tutti gli spessori e si ricorregge la misura e poi l'altra unghia la si prende, si procede con dei tagli più netti avendo come riferimento l'unghia appena pareggiata. Questo è il materiale che proprio si nasconde sotto e quindi dove possono annidarsi i batteri e eventualmente appunto fare delle infezioni, quindi noi dobbiamo asportare tutto questo materiale perché questo è tutto tessuto morto o lettiera che è ristagnato lì da parecchio tempo, quindi in assenza di ossigeno, perché di ossigeno non passa, proprio si creano quel pabulum batterico di germi anaerobi che possono essere eventuali fonte di infezione. Ogni tanto si ribella, magari anche perché è affaticata da questa posizione, perché è contenuta in questo modo, la si lascia andare perché si riprenda e così riposiamo anche noi la nostra schiena, dopodiché portiamo a termine l'operazione. Importante anche liberare lo spazio tra i due unghioni in modo che non si accumuli anche del materiale all'interno tra le due dita, ma possa fuoriuscire, quindi creare uno spazio. Qui c'è un pochino di sangue perché siamo andati troppo sottili, però non è niente di. Alla fine dell'operazione mettiamo un po' di spray.
sempre di guardare gli indietri, accorciarli, se si vede che tendono già a incurvarsi.